bandiera! Onori alla bandiera! Alza bandiera! Onori alla bandiera! Thank you.
Eccoci qua per la commemorazione dei caduti in guerra, molte morti per la libertà. Beh, è sicuramente un momento molto importante. Noi siamo qui volentieri a ricordare tutti quei morti che hanno combattuto per darci una libertà per tutti gli italiani. La pace si mantiene così e noi siamo qui per ricordare tutte le persone che sono scomparse negli anni passati per mantenere questa pace che tutt'oggi noi viviamo. Buongiorno colonnello, grazie della sua presenza qui per questa commemorazione dei caduti in guerra. Molte morti per conquistare la libertà. Beh sì, ovviamente in questa bellissima giornata di oggi, questo splendido scenario, è una commemorazione importante in ricordo di tutti i caduti in guerra e delle missioni di pace. Essendo del paese, io ovviamente ho voluto fortemente partecipare e ringrazio anche la nostra Associazione Nazionale Paracadutisti, questa circostanza che si dà sempre molto da fare in questa attività, e ritengo che sia un momento di riflessione importante soprattutto per i giovani, che non devono dimenticare che noi viviamo questo momento di pace, in particolare proprio per i caduti, per i nostri genitori, i nostri nonni, i caduti per la pace. Per una giusta causa, giustamente. Si parla tanto di pace, si parla tanto di libertà, si parla tanto, diciamo, di libera espressione, ma in realtà questa libertà c'è ancora oppure l'Italia si sta disgregando? Beh, non direi si sta disgregando, rimaniamo comunque un paese molto democratico, all'avanguardia, tra i principali del mondo, quindi ritengo che siano soltanto momenti un po' particolari che sta vivendo un po' tutta l'Europa e bisogna un po' aggiustare alcune cose che ovviamente la politica a volte crea insieme ai media anche spesso cose poco edificanti, diciamo, in queste circostanze. Quindi ritengo che sì, non direi che manchi la libertà in Italia, insomma. Bisogna migliorare, bisogna pensarci costantemente, quotidianamente alla libertà. Certo, che cosa possiamo consigliare ai giovani che vogliono entrare nelle Forze Armate? Forze Armate, per entrare nelle Forze Armate bisogna essere intanto impegnarsi molto, intanto vedere, volerlo essenzialmente. Non è come spesso alcuni credono che un lavoro di ripiego, anzi uno può provarci, ma se non piace, se non è convinto della professione, dopo pochi mesi lascia. Pertanto credo che ci voglia una certa predisposizione anche ad affrontare questo tipo di vita che non è facile. Io ringrazio tanto Armando Sanabo, ripeto, perché grazie a lui se noi ci possiamo trovare in questo momento così felice, ricordando sempre i nostri caduti in guerra, però ringraziamo Dio di tutto. Buongiorno Sindaco. Siamo qui a Superzano, lei qui appunto per la commemorazione dei caduti in guerra. Buongiorno a voi, vi ringrazio per la presenza. È stata una giornata veramente bella, con il coinvolgimento di tutte le scuole di Superzano. È un bel sogno, diciamo, che un ragazzo della primaria ha fatto per commemorare i caduti in guerra. È un giorno che dovremmo portare sempre nelle nostre menti e quindi non dovremmo mai dimenticare e tramandarlo ai ragazzi, perché diciamo i nostri tempi cercano di far dimenticare ben presto gli avvenimenti che sono accaduti. È una giornata veramente importante per ricordare i caduti in guerra e per l'unità d'Italia e per ricordare anche e soprattutto il valore delle forze armate. Io sono veramente orgogliosa di rappresentare questa divisa in questo momento, nonché mio padre è anche un brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, di cui io ne vado enormemente fiera, e
credo, anzi no, ne sono molto convinta che il prossimo anno riuscirò ad entrare nell'esercito e vorrò rappresentare innanzitutto questo Stato e combattere per esso, perché la nostra patria è la nostra patria, è inutile andare altrove perché noi siamo questi, noi rappresentiamo questo Stato e in quanto tale dobbiamo difenderlo fino alla fine. Presente anche i para dell'Associazione Paracadutisti di Supersano. Sì, noi siamo presenti come ogni anno qui a Supersano, essendo pure avendo anche una sede qui. Infatti noi ieri siamo stati presenti alla sistemazione del logo con le bandierine che si sono viste prima, insieme al nostro presidente, sempre attivo. È più che altro un onore se far parte qui per ricordare sempre i nostri caduti, insomma. Voi fate parte di una scuola di paracadutisti, ma cosa vi insegna questa scuola? Ci insegna lo stare in gruppo, il rispetto tra di noi e comunque il rispetto per quello che facciamo, perché se non si ha rispetto non si va da nessuna parte. Comunque siamo una famiglia, siamo tutti fratelli qua e quindi è la cosa più bella che ci sia, almeno questo è quello che penso io. Se nel caso in cui ci fosse una guerra, siamo pronti a poterla affrontare? Io spero di sì, sinceramente. Se ci fosse la necessità, sarei anche uno dei primi ad andare per difendere i miei confini, a difendere il mio paese più che altro, perché comunque l'Italia è il paese più bello che c'è e se non lo difendiamo noi, chi lo difende? Abbiamo un rappresentante dell'Associazione dei Paracadutisti Italiani qui a Supersano per commemorare i defunti. Sono qui sotto l'onorato invito dell'Associazione Paracadutisti d'Italia, sezione di Supersano, per ricordare doverosamente i nostri caduti in guerra in questo giorno del 4 novembre. Tolto questo obbligo del militare, diciamo, che forse, non forse, c'è stato magari, è stato sbagliato secondo me, secondo certi punti di vista. Lei cosa ne pensa? Io penso che la leva abbia dei pro e i contro, soprattutto per l'educazione che adesso poco poco viene a mancare, l'educazione militare più che altro. Però la leva, diciamo che siccome era obbligata, molte persone si trovavano un po' in difficoltà, in disagio e quindi è stata un po' difficile. Credo che è molto meglio adesso con il volontariato, cioè noi partiamo da volontari, quindi già si ha un senso. Proprio per il volontariato lo facciamo, però il fatto che va sempre scemando questo senso di nazionalità, di educazione più che altro, è questo che va a mancare nella società odierna. Si pensa sempre a cose vane, al divertimento e poco ai principi e ai sacrifici. Quello che appunto oggi stiamo qui ad onorare anche i nostri caduti che obbligatoriamente sono stati mandati in guerra e valorosamente l'hanno combattuta e purtroppo qualcuno è caduto diventando un eroe e restando iscritto nelle pietre per sempre. E anche chi comunque adesso sopravvive sono le ultime testimonianze della prima e della seconda guerra mondiale che noi con tutto il dovuto rispetto gli porgiamo onore. Ci parli un po' un attimo di questa scuola di Supersano, cosa forma, che tipo di insegnamento fate? Sì, la scuola di Supersano prima di tutto sono maestri di vita e poi si comincia comunque a fare, ci insegnano il brevetto di paracadutista che ha fini anche di punteggio per entrare anche nel corso della vita militare. Infatti io sono neobrevettato da poco presso l'Associazione Paracadutisti di Supersano per una questione di punteggi, di concorsi e rafferme varie, però poi si occupa anche di volontariato e di educazione, diciamo quasi paramilitare, non del tutto, però un'educazione che c'è nelle associazioni di volontariato, anche Protezione Civile, non lo so, Croce Rossa Italiana, comunque sono associazioni che si impegnano in questo. E tra cui l'Associazione Paracadutisti d'Italia. Quanto servirebbe magari anche un corso di paracadutismo a livello di vita, diciamo, ecco? Serve ad affrontare le paure e l'adrenalina molto forte, a controllarsi, dà un forte input,
diciamo, non è per tutti, ovviamente. C'è chi preferisce altro, chi preferisce correre in moto, chi preferisce andare a cavallo. Comunque sono cose rischiose, però quel lanciarsi in aria, nel vuoto, nel cielo, non è da tutti. E quindi ti aiuta ad affrontare le più grosse paure. Però una volta in aria o atterrato ti godi veramente tutto. Senti un superuomo atterrato o volando, ti senti un superuomo, nessuno ti può intaccare. Quello è il fatto, ti dà un forte senso di sicurezza. Il tuo primo lancio? Il mio primo lancio è stato... ho capito ben poco, dico la verità, ho capito ben poco. Ho sentito, speravo di sentire l'abbraccio del paracadute, grazie a Dio l'ho sentito l'abbraccio del paracadute, e dopo pochi secondi, dopo aver diretto la calotta, sbrogliato il giro di avvitamento, poi mi sono goduto tutto il panorama. Siccome io mi sono lanciato per il primo lancio, era a Reggio Emilia, mi sono guardato tutto il panorama di Reggio Emilia da lontano e poi i campi, tutto, e persino l'ultimo lancio l'ho fatto alle 6:15 di pomeriggio e c'era il tramonto, un bellissimo lancio, una leggera foschia e il tramonto rosso su Reggio Emilia, bellissimo. Un messaggio che vorrebbe dare magari a chi vorrebbe intraprendere questo percorso? Non è rischioso, la percentuale di rischio con i paracaduti a calotta emisferica, paracaduti automatici, è veramente pochissimo. Io li invito comunque a provare, a interessarsi e a informarsi. Poi, se qualcuno è un po' più intrepido, più coraggioso, più ardito, di provare anche a fare del tutto il brevetto e a lanciarsi. Diventa tipo una droga, perché c'è tanta adrenalina e poi vedendo che va tutto bene ti viene la voglia di riprovarci e riprovarci e riprovarci ancora. Infatti siamo in attesa dei prossimi lanci vogliosi proprio. Soldati che sono morti per la libertà. Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno. Ringrazio veramente quelli di Top Video di Ugento che sono stati veramente eccellenti a venire a questa cerimonia, questa grande cerimonia per i nostri caduti che sono caduti nella 15-18 e quelli del 40 sono caduti. Ringrazio i miei ragazzi paracadutisti che l'ho brevettati veramente con orgoglio, l'ho brevettati con tanti sacrifici sia loro e sia i miei. È stata una bellissima cerimonia e soprattutto ringrazio i ragazzi, questi ragazzi di Ugento che sono venuti veramente a riprenderci noi con tutto il loro compito, come devo dire, di sacrificio. Ecco.